Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Fratelli e sorelle carissimi, il Messale, questo libro che tocco con le mie mani, ci suggerisce il vocabolario della gratitudine, che stasera viene riassunta nel canto del Te Deum. In uno dei prefazi la liturgia ci fa pregare così: per un dono del tuo amore, Signore, ci chiami a renderti grazie. Rendere grazie al Signore è suo dono. E allo stesso tempo è nostro dovere, fonte di salvezza, cosa buona e giusta. Ripetiamo sempre questa espressione all'inizio della preghiera eucaristica, sul suo portale, che è il prefazio. Oltre che cosa buona, dice la liturgia, è bello rendere grazie a Dio. E dobbiamo rendergli grazie sempre, in ogni luogo, in ogni momento della nostra vita, nella sofferenza e nella gioia. La liturgia con estrema precisione ci ricorda che la gratitudine va presentata al Signore sempre, in ogni luogo, perché la gratitudine ha un orizzonte cattolico, in ogni momento, quelli della gioia, ma anche quelli della sofferenza. E ancora la liturgia ci suggerisce che tutte le creature in cielo e sulla terra sono associate nel rendimento di grazie. Noi sulla terra cerchiamo di sintonizzarci sulle frequenze degli angeli e dei santi, perché siano loro ad amplificare
la nostra gratitudine. Nel Te Deum e nel Gloria che abbiamo appena cantato troviamo quella che oserei chiamare la declinazione della gratitudine. Nel Te Deum possiamo dire: noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore Dio dell'universo. A te cantano gli angeli, ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. E nel Gloria che abbiamo appena cantato abbiamo detto al Signore: noi ti lodiamo, Dio, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Le ragioni del nostro abbondare nel rendimento di grazie sono moltissime, ma due sono particolarmente evidenti. Dobbiamo rendere grazie al Signore per la sua gloria immensa e per le meraviglie operate dalla sua misericordia. Queste sono le coordinate della nostra gratitudine. Ringraziare è, come dice il Magnificat, un ricordare che Dio si è ricordato della sua misericordia. Ve lo ripeto, fratelli e sorelle carissimi, ringraziare è un ricordare che Dio si è ricordato della sua misericordia, che di generazione in generazione si stende su quelli che lo temono. Il Magnificat, potremmo dire, è la colonna sonora del Te Deum. Maria lo compone subito dopo l'Annunciazione, perché l'unico modo per commentare il sì è il Magnificat. Questo lo ha fatto Maria, vale per tutti noi. L'unico modo per commentare i sì che il Signore ci chiama a dire nella nostra vita resta solo il Magnificat. Maria compone il Magnificat quando si reca a fare visita a Elisabetta. Ella lo scrive nel pentagramma della sua anima, ascoltando il profondo silenzio di Dio, che la riveste del suo sguardo benedicente. Posso immaginare che il Magnificat lo abbia concepito mentre da Nazareth si è recato a trovare Elisabetta. Il ritmo del Magnificat glielo ha dato il suo passo in fretta, è la fretta della gioia, perché nel rendimento di grazie non è sopportabile alcun ritardo. Il Cantico di Maria è un inno di gratitudine ispirato dall'umiltà, amplificato dallo stupore, modulato dalla gioia. Sì, fratelli e sorelle carissimi, le ragioni della gratitudine le troviamo anzitutto nell'umiltà. Solo chi è umile sa dire grazie di tutto, per tutto, sempre, a Dio e ai fratelli. La gratitudine poi è amplificata dallo stupore. Chi è incapace di stupirsi, come fa a dire grazie? Lo stupore per tutto, anche per le piccole cose, perché Dio nelle piccole cose è capace di mettere l'universo. E infine la gratitudine è modulata dalla gioia, perché la gratitudine è sempre espressione di una gioia profonda, la gioia che Dio è vicino. Grandi cose, dice Maria nel Magnificat, ha fatto in me l'Onnipotente.
questo grido di stupore accompagni la litania della nostra gratitudine al compiersi di questo anno solare. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Questo grido stanotte, prima di varcare la soglia del nuovo anno, sia la voce più alta, il suono più potente che possa raggiungere il cielo. Grandi cose ha fatto in me il Signore, dice Maria, grandi cose. Anche noi possiamo dirlo, anche noi dobbiamo dirlo. Grandi cose ha fatto il Signore. Che il Signore ci apra gli occhi per saperle vedere, perché Dio, nella sua infinita bontà, quando interviene, interviene sempre in grande. Occorre saperle riconoscere, queste grandi cose, chiamandole per nome. Occorre elencarle, ce lo ha ricordato il salmista, ma non per contarle, sarebbe impossibile, ma per cantare le meraviglie dell'amore misericordioso di Dio. Occorre saperle vedere, queste grandi cose, compiute da Dio, nei frammenti dei nostri giorni, di cui Lui solo tesse la trama. Uno splendido inno della liturgia dice al Signore: tu tessi la trama al giorno, tu tessi la trama ai nostri anni, tu, di fronte al quale i secoli e il tempo sono immensamente raccolti nell'abbraccio del tuo amore. Occorre, fratelli e sorelle carissimi, stasera fermarsi per dire a Dio il nostro grazie. Ogni grazia ha bisogno di una sosta. Per dire grazie bisogna fermarsi. Non lo si può dire di corsa, in modo sbrigativo. È un atto di carità altissimo che chiede una sosta. E stasera abbiamo la possibilità di farlo. Fermiamoci per dire grazie al Signore, per fargli sentire il nostro respiro profondo della gratitudine, il respiro grato della memoria per le grandi cose che il Signore ha fatto, fa sentire il vuoto dei raggiri dell'oroscopo e ci fa fare il pieno della speranza. La Vergine Maria ci conceda stasera di ascoltare il respiro grato della memoria per renderci conto che in quest'anno Dio è passato nella nostra vita, nella vita del mondo, nella vita della Chiesa, e continuerà a farlo perché Lui è fedele per sempre. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, giunti al termine dell'anno, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera con riconoscenza per il passato e grande speranza per il futuro. Preghiamo insieme, diciamo: guidaci nelle tue vie, Signore. Per la Chiesa, perché sia attenta alle aspettative degli uomini e rechi loro la grazia del Signore, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per tutti coloro che hanno responsabilità politiche, educative e sociali, perché sappiano progettare e costruire la vera pace che mai si arrende, che guarisce le ferite, che custodisce e fa progredire la vita, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per le vittime della violenza, per i perseguitati, gli emarginati, gli oppressi, perché sia riconosciuto il loro diritto di uomini liberi e sia onorata in loro l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo fra noi, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per i 32 bambini che in questo anno sono stati battezzati, per i loro genitori e le loro famiglie, perché ravvivino il dono ricevuto con la preghiera in famiglia e la partecipazione all'Eucarestia domenicale, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per le 21 coppie delle nostre parrocchie che si sono unite in matrimonio in questo anno che si chiude, perché diventino costruttori di vere chiese domestiche, dove attraverso l'accoglienza, il dialogo e il perdono reciproco ci si aiuti a diventare una cosa sola, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per i 16 giovani che hanno ricevuto la Santa Cresima, lo Spirito Santo dato loro in dono riempia il loro cuore e li renda autentici discepoli del Signore, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per i 14 fanciulli che hanno ricevuto la prima comunione, questo primo incontro con Gesù sia per loro motivo di gioia vera e nutrendosi di questo pane crescano in età, sapienza e grazia, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per i 60 nostri fratelli e sorelle che sono tornati al Padre in questo anno, possono ora contemplare nella gioia il volto del Signore, preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. O Dio, Signore del tempo e della storia, concedici di scoprire con gioia i segni della tua provvidenza e donaci la forza di annunciare con franchezza la nostra fede per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gratitudine di quest'anno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, nella solennità della divina maternità di Maria, di gustare le primizie del tuo amore misericordioso per goderne felicemente i frutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della maternità della Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella presa della tua vittoria, nella presa della tua vittoria. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia su di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento.
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Thank you.
famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti. Preghiamo. I sacramenti ricevuti con gioia, Signore, conducano alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la beata sempre Vergine Maria, madre del tuo Figlio e madre della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione e il congedo, siete pregati di non muovervi dal vostro posto finché i ministri e il vescovo sono entrati nella cappella del corporale. Siete poi pregati di uscire dalle porte laterali rispettando le distanze di sicurezza. Nell'invocare la benedizione del Signore, la mia gratitudine ai presbiteri presenti, alle parrocchie della Rupe, un bel segno questa vostra sinodalità, e un grazie particolare alla Corale, davvero grazie per il vostro servizio così prezioso che dà splendore alle feste. E un grazie e un augurio a tutti. Ci accompagni stasera quella parola del salmista che dice: davanti a te, Signore, 1000 anni sono come un turno di veglia della notte. La nostra vita è un turno di veglia di gratitudine. Il Signore stanotte ci conceda di amplificare la gratitudine, perché è il modo migliore per invocare la benedizione del Signore sull'anno che il Signore ci concede di aprire. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente.
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.